Grazie, benvenuti in questo nuovo video e oggi voglio farvi vedere un ordine che ho fatto da Shein e preciso subito una cosa, visto che si tratta di un ordine di intimo, completini intimi, pigiamini particolari, eccetera, chiedo gentilmente a chi non è interessato e a chi, non so, qualunque abbia qualunque pensiero negativo al riguardo su questa tipologia di abbigliamento, di non guardare il video. Ok? Non vi farò ovviamente vedere i capi indossati per ovvi motivi, però vi dirò insomma se la taglia è quella reale indossata addosso a me oppure no. Cominciamo. Ho fatto questo ordine, vi ho detto, da Shein, ho pagato di tasca mia, quindi non è una collaborazione, ci mancherebbe, e magari arrivasse una collaborazione, ma arrivasse una richiesta di collaborazione da Shein, ma non succederà. Comunque ho preso, allora, tutte le cose di Shein, sapete che vi arrivano tutte quante nelle bustine ben chiuse, quindi già questo mi fa molto molto piacere. Non mi ricordo i prezzi di preciso, quindi vi metterò tutti i prezzi con i rispettivi link dei prodotti che ho acquistato giù nell'info box, così almeno li guardate direttamente e ci avete anche il link diretto. Allora, come prima cosa vi faccio vedere queste che sono mutande. Allora, detto così pare brutta. Allora, sono tutte dello stesso modello, tagliate a vivo, sono per i zomi, tagliate a vivo di diversi colori: grigio, fucsia, classico nero, beige, bordeaux e leopardato. E questo è uno, ovviamente laverò tutto perché non me fido. Poi passiamo al secondo. Il secondo è un completino che io avevo preso nella speranza che continuasse il bel tempo, ma qui è diventato inverno tutto insieme. Comunque ho preso questo completino che è questo bordeaux qua lucido. Vedete benissimo il colore. Questo è un pantaloncino mutandina e sopra ha il rispettivo top. Aspettate, il rispettivo top che è fatto in questo modo, è leggermente cortino ed ha anche questo il merletto nero in fondo. Di tutte queste cose io ho preso la taglia XL, perché porto una 46 barra a volte 48, quindi ho preso una XL. Poi ho voluto prendere anche un'altra cosa molto molto carina, presa soprattutto per il periodo di Natale, ed è questo baby doll inesistente, trasparente, che se vede il mondo, ma non è che ci devo andare in giro, me lo devo mettere per casa per dormire, questo qui, e sotto ha una mutandina, anche questa inesistente, che mio marito quando ha visto sta cosa ha detto: ma che caspita è sto coso, che l'ha presa a fa la mutanda, cioè, vabbè. Comunque anche questa XL, vi avevo detto che c'erano delle cose un pochino intime. Allora, poi ho voluto prendere questo. Allora, questo mi è piaciuto tantissimo perché secondo me il raso blu è molto elegante. Cioè, guardate. Allora, voi lo vedete sparaflesciante perché c'è la finestra, ma vi assicuro che è un blu notte fantastico con il pizzo nero qua. A me piace tantissimo. Questo è un classico baby doll, semplicissimo. Io il blu notte lo reputo un colore molto 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 elegante per quanto riguarda i pigiami, baby doll, eccetera. Poi ho preso questo che è un set. Allora, questo qui è un set. Allora, c'era innanzitutto la mutandina, che anche questa tutta trasparente in pizzo, è tipo brasiliana, tutta trasparente in pizzo nero. Poi c'era il sopra che
Adesso devo un attimino assemblare perché si erano staccate le bretelle. Ecco qua, questo è il sopra e questo qui, oltre a essere utilizzato così senza niente, pensavo di utilizzarlo come bralette, mettendoci sotto ovviamente un reggiseno perché è tutto trasparente. Poi sopra ci dovrebbe andare questo, che è un pantaloncino come quello di prima, solamente che ha queste righe rosa. Questo è una tipologia di pigiama che si vede spesso, specie nelle serie TV. E poi c'era insieme anche questa, che è appunto la vestaglietta in coordinato, sempre fatta così a righe e sempre con il pizzo e la cinta. Questo era tutto un set, questo era tutto insieme. Poi, sempre rimanendo nel loop delle righe rosa, mi piacevano tanto, ho preso anche un pigiama lungo e ho preso appunto il pigiama fatto in questo modo. Questo qui si vede spesso, ho visto che probabilmente si troverà anche da Primark, ma io non avendo Primark vicino. Così, fatto in questo modo, e questi mi sembrano molto molto eleganti, mi danno un'idea di eleganza a casa. E questo è il sopra. E poi stessa tipologia, ma fantasia differente e colore leggermente diverso, ho preso sempre uguale un pigiama lungo con i pantaloni, ovvero ho preso questo qui fatto con questa fantasia, che praticamente sono delle righe fine con delle rose, e il sopra è esattamente uguale, fatto in questo modo, così. Sono stropicciati perché ovviamente ancora non l'ho lavati. Niente, detto ciò, le taglie sono precisamente quelle che indosso io, quindi non, cioè sono le taglie reali, insomma. Io ho preso una XL calcolando che mi piacerebbe vestire un po' comodina e quindi ho preso un XL. Di solito porto una 46-48, quindi insomma fate voi, però insomma l'ho provato, mi stanno bene tutti quanti. E niente, io vi saluto, vi lascio tutti i link di queste cose tutte giù nell'info box dirette, così potete andare a prenderle. E niente, vi saluto e vi mando un bacio, al prossimo video. Ciao!